Sabato lo sciopero è totale. Partono due personaggi incaricati di fare il lavoro sporco. La capitale è sotto la reazione più nera. È ora di finirla con la guerra! I ferrovieri rifiutano di trasportare le truppe di Cornilo. L'assemblea costituente risolverà la questione agraria. Applausi fragorosi e scoppio di risate. Che immensa tragedia. Strade sfrecciano autoveicoli carichi di soldati che sventolano la bandiera rossa. Vogliamo la terra! Finalmente il Soviet avrà il potere. Allievi ufficiali assaltano la Pravda. Chi sono queste donne operaie? Le strade sono piene di sangue! Sono questi gli ordini a cui dobbiamo obbedire! È a questo punto che Lenin e Trotsky cambiano. Il salvatore della patria è il generalissimo Kornilov. È il popolo che prende il potere. La borghesia assume ufficialmente il potere. Procuriamoci il pane! Che cosa abbiamo da perdere? Il principe Lvov forma il governo.